Mentre parlavano di queste cose, Gesù stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nei vostri cuori? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi ed osservate. Un fantasma non ha carne ed ossa come vedete che io ho». E mentre diceva queste cose, mostrava loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non riuscivano a crederci ed erano pieni di stupore, egli disse loro: «Avete qualcosa da mangiare?». Poi disse: «Era proprio questo che vi dicevo quando ero ancora con voi. Bisogna che si adempia tutto ciò che di me sta scritto nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente all'intelligenza delle scritture ed aggiunse: «Così sta scritto. Il Cristo doveva patire e il terzo giorno risuscitare dai morti. Nel suo nome saranno predicati a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati. Voi sarete testimoni di tutto questo, cominciando da Gerusalemme. Ed ecco che io manderò su di voi quello che il Padre mio ha promesso. Voi però restate in città fino a quando non sarete rivestiti di potenza dall'alto». Poi disse di nuovo: «Pace a voi. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi».